Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Chelairon. A cosa serve? Chelairon Crema 30 ml ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi medici e prodotti vari per dermatologia. È commercializzato in Italia dall'azienda Pian Farmaceutici S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Pian Farmaceutici S.p.A. Concessionario: Pian Farmaceutici S.p.A. Categoria di appartenenza: dispositivi medici e prodotti vari per dermatologia. Confezioni: Chelairon Airless Dispenser da 30 ml, Chelairon Crema 30 ml tubo da 30 ml, Chelairon Crema 50 ml tubo da 50 ml. Indicazioni: Chelairon, per le sue proprietà antiossidanti, associate all'attività chelante nei confronti degli ioni metallici, ha utile nelle discromie conseguenti ad ecchimosi, ecchimosi post-chirurgiche, discromie emosideriniche post-scleroterapiche, discromie da IVC, insufficienza venosa cronica, e da ulcere flebostatiche, non copyright nei trattamenti post-laser non ablativi, laser per epilazione vascolare. Modalità d'uso: 2 applicazioni al giorno sino alla scomparsa del sintomo. Descrizione e caratteristiche: dispositivo medico per applicazione topica. La cute, il tramite tra interno ed esterno del nostro organismo, rappresenta la prima barriera difensiva nei confronti di elementi dannosi o potenzialmente tossici come ad esempio i metalli pesanti. In determinate condizioni, infatti, specie il ferro, il piombo e lo zinco, accumulandosi nel derma, sono in grado di innescare una serie di catene reattive a cui consegue la produzione di radicali liberi. Nell'ambito di queste situazioni, la lattoferrina di Chelairon è in grado di esplicare appieno la propria attività chelante nei confronti degli ioni metallici per via della sua incorporazione in liposomi secondo una particolare tecnologia innovativa oggetto di brevetto europeo. LPDS, Lipids Technology. I liposomi non sono altro che particelle lipidiche la cui struttura è analoga a quella delle membrane cellulari. Il vantaggio derivante da questa tecnologia è quello di ottenere non solo una maggiore biodisponibilità, ma anche una maggiore protezione della lattoferrina nei confronti della denaturazione. Avvertenze: uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifichi, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di eventuali effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo. Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso del dispositivo deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto consiglio medico. Il prodotto va utilizzato solo in caso di cute integra. L'uso contemporaneo di creme e barra o similari sulla medesima parte anatomica può precludere l'efficacia del dispositivo. Non usare in caso di ipersensibilità già nota ai componenti del prodotto. Conservare la confezione ben chiusa a temperatura ambiente in luogo asciutto, al riparo da luce e fonti di calore. Componenti e ingredienti: acqua, lattoferrina LPDS, Lipids Technology, glicerina, propilenglicole, gomma xantano, metilsulfonilmetano, tinovisade, fenossietanolo, trietanolammina, EDTA. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato. We'll be right back.